Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, oggi qui per raccontare le vostre storie. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica dove in tanti ci scrivete, raccontate come è entrato Padre Pio nella vostra vita, ma in tanti ci scrivete anche che la vostra lettera, la vostra storia non è stata letta. Ecco, anche questo è il momento giusto e opportuno per inviarci nuovamente la vostra storia, che sicuramente lo spam avrà fatto il suo corso e non è arrivata a destinazione. Oggi qui per raccontarvi la storia di Marta. Marta che visita per la prima volta Pietrelcina e San Giovanni Rotondo nel 2013. La sua conoscenza della figura di Padre Pio è ancora limitata, spiritualmente non si sente pronta, racconta. È solo qualche anno più tardi che la sua vita comincia a prendere una piega inaspettata e toccante. Durante la pandemia del 2020 Marta viene chiamata dal viceparroco della sua chiesa a Roma per prestare servizio come assistente. È un periodo di grande incertezza, le mascherine scarseggiano, il virus dilaga. Nonostante questo Marta accetta questo compito, rischiando anche la salute. Lei racconta: non ho preso il Covid, anche se le persone più vicine a me, come il viceparroco e la mia amica Maria Teresa e i miei genitori, l'hanno contratto. In quel periodo non sa chi o cosa la protegga, ma sa che qualcuno veglia su di lei. La risposta arriva proprio nel 2023, marzo 2023, quando Marta torna a Pietrelcina, nella chiesa dove Padre Pio è stato battezzato e cresimato, sicuramente è la chiesa di Sant'Anna. Avverte un forte profumo di rose, un segno che la lascia stupefatta. E successivamente, durante una messa a San Giovanni Rotondo, un'addetta al servizio d'ordine la guarda intensamente, senza dire nulla, ma con lo sguardo la invita a prestare servizio occupandosi del cestino delle offerte e assistendo così il sacerdote durante la distribuzione dell'Eucaristia. Non gliel'aveva detto nessuno, confida Marta, ma glielo aveva detto sicuramente Padre Pio. Da quel momento Marta si sente chiamata ad una missione ancora più grande, aiutare i sacerdoti, così come fa nella sua parrocchia di Santa Silvia a Roma. Accetta con gioia di diventare così figlia spirituale di Padre Pio, comprendendo che è stato lui a proteggerla, a guardarla durante tutti i momenti difficili della sua vita. E nel 2024, maggio 2024, durante una visita a Greccio, Marta avverte nuovamente un profumo di rosa, segno inequivocabile per lei che Padre Pio le è accanto. Cammina con me, racconta, ed è felice perché vede che sto provando a fare quello che mi ha chiesto. E conclude, immaginiamo, proprio con un sorriso. Marta continua così a servire la sua comunità, certa della presenza amorevole di Padre Pio, che veglia su di lei e guida ogni suo passo.